La tempesta editoriale di Napoli Città Libro, composta da 150 eventi con 100 editori, 30 laboratori ed eventi per ragazze e ragazzi, è partita con grande entusiasmo alla stazione marittima di Napoli, dove resterà fino al 16 aprile. La quarta edizione è dedicata a Piero Angela, il re dei divulgatori scientifici, in collaborazione con Rai Teche. Il salone è promosso dall'Associazione Liberarte, degli editori Rosario Bianco e Alessandro Polidoro. Per la verità, i ragazzi che hanno invaso all'apertura questa fiera, questo salone, hanno veramente confermato che questa è una tempesta in atto e niente, questo ci conforta tantissimo sulle presenze, ma sulla scelta che abbiamo fatto, sulla mission che ci eravamo imposti di essere più vicini ai giovani, e oggi siamo molto soddisfatti. Stamattina un incontro straordinario con le istituzioni, con le comunità, le associazioni e soprattutto legato al nostro tema delle tempeste, siamo stati letteralmente inondati di giovani e di ragazzi. D'altra parte, questa quarta edizione 2023 è stata proprio costruita e ideata su di loro, con 30 laboratori didattici tutti i giorni, dalla mattina fino al pomeriggio. Apertura con la fanfara dei carabinieri, poi il via agli eventi, un'occasione importante di divulgazione del libro, specialmente tra i più giovani per la città di Napoli, come conferma il coordinatore delle politiche culturali del comune, Sergio Locoratolo. Si è sviluppata qui una perfetta sinergia tra impresa, tra associazioni, tra istituzioni, e questo è il modello che noi dobbiamo cercare di esportare, ovviamente ognuno facendo la nostra parte. Anche il comune farà la sua parte, per il pubblico cercheremo di lavorare sulle infrastrutture che consentono la fruizione della cultura pubblica. L'evento è patrocinato dal Ministero della Cultura e dal Comune di Napoli e dalla RAI, il sostegno di Intesa San Paolo e il contributo del CEPEL e della Camera di Commercio di Napoli presieduta da Ciro Fiola. Napoli Città Libro, abbiamo dato un contributo perché riteniamo che questa sia la strada per la cultura, per avvicinare i ragazzi alla cultura, i ragazzi alla lettura dei libri e non abbandonare la carta stampata. Tra i libri presentati nella giornata di apertura è il bel volume scritto dall'assessore comunale Luca Trapanese dal titolo Le nostre imperfezioni. Nel mio libro racconto che la vita è imperfetta, non esiste la perfezione della vita, non esiste la famiglia perfetta, non esiste l'amore perfetto, ma esistono le persone e accoglierle così come sono.